Ciao a tutti, oggi vi voglio fare vedere come fare un fiore in resina. Io adesso l'ho messo qui provvisorio, poi vi faccio vedere come lo assemblo e vi faccio vedere a fare un petalo. Poi ho fatto questo finale che verrà messo su un petalo e ho fatto 6 fili con perline da 2 mm. Poi gli ho messo un coprinodo alla fine e l'ho rifinito con questo coprinodo più grande. Però voi potete mettere anche una coppetta di questo tipo. Poi sta a voi a vedere quello che vi piace più di tutti. Io vi faccio vedere ora come si fa un petalo. Per essere sbrigativo, io ho preso un fil di ferro così. Questo è 4 centimetri perché voglio fare un fiore più piccolo, ma io l'ho preso da 6 e mezzo qui, lunghezza 6 e mezzo per fare questo grande. Poi voi potete vedere come più vi piace, se è grande o piccolo. Poi ho fatto in questo modo, ho preso un po' di questo scotch per bigiotteria. Andiamo a prendere un pezzetto. Poi io gli faccio una punta perché così quando vado a inserire la resina non mi attacco allo scotch. Ora do la forma che mi piace e più mi piace al nostro petalo, diciamo, vi faccio così. Ok. Vado a crearmi, vedete questo tondo qua. Così. E mi vado a fare la foglia, vedete? Do il movimento, scusate il petalo, in questo modo, vedete? Vedete? E lo vado a chiudere in questa maniera. Poi io ho fatto questo tipo di petalo, ma poi voi potete fare come vi piace il petali. Io generalmente faccio un fiore con 6 petali perché mi piace di più. Lo vado a lavorare. Questo è filo di wire molto, molto, ma molto malleabile. Ok, diciamo che questo mi può andare bene, vedete? Ora lo metto attaccato al mio scotch, mi faccio un'altra puntina qua e do un po' di curva al petalo in questa maniera, vedete? Non so se vedete. Vedete? In questa maniera. Ora mi vado a preparare la resina. Mi prendo un cuciottino perché io la voglio fare, diciamo, colorata. Io uso per fare questo la resina UV hard, cioè quella dura. Vado a mettere un po' di resina nel mio cuciottino. Per colorare uso, in questo caso uso questo colore qua, gli metto un po' di questo perché lo voglio fare blu e vado a mettere questo qui, questi colori qui li trovate nel sito di Letizia Bellini.
Ora vado a mescolare in questo modo e andrò a metterlo sulla mia foglia. Potete usare anche un pennello, vedete, in questa maniera, perché dovete dare diverse mani, diciamo, non tutte in una volta, perché altrimenti. Adesso prendo anch'io il pennello. Ok, questo è quello che uso per la resina. Tenetene uno solo per la resina, mi raccomando. E vado a stendere il mio colore. Questa è la prima mano e dovrà essere uno strato sottile. Ok, ora andrò a metterlo sotto alla lampada LED. Vedete in questo caso come è venuto bombato? Ora vado. Poi se ne fuoriesce un pochettino andiamo subito, poi vi faccio vedere a toglierlo. Adesso mettiamo nella lampada. Ok, vedete? È asciutto. Ne prendo un altro po' e do un'altra passata. Per fare questi lavori con la resina UV bisogna avere pazienza perché bisogna fare diverse passate, non si può fare tutto in uno, altrimenti verrebbe malissimo. Ok? Quindi ne diamo. Magari questa la mettiamo tutta in questo modo. Potete colorare, anzi io coloro anche il ferretto. Vi ricordo che più fate asciugare, più sta sotto la lampada, meno viene appiccicoso. Però questo potete farlo solo, al limite solo con l'ultima, passata. Poi vi faccio vedere. Ora vado a mettere sotto la lampada. Ok, ora abbiamo fatto già le due passate. Io ora gli do questa così in questa maniera. Vado a mettere ancora sotto la lampada. Bene, ora intanto che il nostro petolo si asciuga sotto la lampada UV e glielo voglio lasciare un pochettino perché così devo dare l'ultima finitura, assembliamo questo. Io mi prendo un po' di questo scotch. Mi faccio le mie punte in modo da poter gestirmi il mio fiore senza dover attaccarmi alle dita e inizio a mettere i miei petali in questa maniera. Allora, vi ricordo che il finale, quando siamo andati a chiudere il nostro ferretto, dobbiamo metterlo in fondo perché dobbiamo poi coprirlo con la perla. Quindi io faccio così, iniziamo, metto uno, poi metto questo. Questo ci dà modo di poter tenere un po' fermo il nostro fiore, diciamo, qua. Così, in questo modo, così, facciamo una puntina anche qui perché mi attacco proprio così, poi così, ok, poi. Qui e
infine l'ultimo, che è questo. Io vi ho detto, a me piace con 6 petali, poi voi potete anche decidere di farne 5. Ok. Spostiamo un po' sopra questo. Ok. Vedete, questo serve a tenere fermo un po' il tutto. Ok. Ora dobbiamo mettere come centrale, io ho scelto questo Swarovski, quindi vado a mettere la mia resina così, in modo che prende tutti i petali in questo modo e gli vado a inserire la mia perla. Questo modo, vedete? Ok, abbiamo messo il nostro fiore sotto la lampada e ora andiamo a finire il nostro petalo. Lo tolgo dallo scotch. Vedo se c'è un po' di che fuoriesce, lo vado a tagliare, mi prendo un cutter, mi prendo un taglierino e vado a rifilare quello che esce in questo modo, scusatemi, vedete? Che poi in fondo era lo stesso, vedete? Ora io mi sono fatta un supporto, vedete questo qui, in modo che andrò a e ho usato questa colla qui della Patex, che è questa, vedete? Ma la metto qui sopra e gli vado ad attaccare il mio petalo in questa maniera, vedete, in modo che io do bene la resina senza toccare. Dobbiamo dare sotto perché sotto non è venuto lucido, quindi prendo un po' di resina e la metto sopra, in questo caso poca, e me la vado a stendere, vedete, in questa maniera, in modo che viene tutto uniforme, non mi sporco le mani, vedete? Vedete? Questo è un supporto che ho fatto in polimerica. Ora vado a metterlo così sotto alla lampada. Bene, abbiamo asciugato il tutto, vedete, questo è il nostro petalo. Andiamo a togliere la colla, se è rimasto un po' opaco basta darci con uno straccetto e viene via, ed è la parte dietro e la parte davanti, vedete, tutte e due lucidissime. Questo è il nostro fiore che abbiamo fatto, vedete? Ora andiamo a togliere il nostro scotch dietro. Vi ricordo, finché è caldo potete modellare ancora il vostro fiore, a spostare i petali e quant'altro. Ora andiamo a fare il buco. Io uso questo, di solito uso il Dremel, ma ora ho questo per le mani, e vado a fare il primo buco in alto, vedete? In questo modo, ok, e vado a fare lo stesso di sotto, ok. Tengo, vedete?
i buchi. Ora con uno straccetto diamo una pulita ai residui di resina e ora andiamo a inserire il nostro pendente. Poi decideremo se mettere un cordone con delle altre perle oppure una catena. Questo sta a voi, a vostro piacimento. Ora mettiamo l'anellina, io in questo caso l'ho scelto argento perché è tutto argento. Questo Swarovski l'ho preso in hobby perline. Mentre queste qui le ho prese a Gioie d'Oriente. Ora andiamo a inserirlo nel nostro primo buco che abbiamo fatto. Chiudiamo. Ok. Ecco qua, vedete? Come detto, ora dobbiamo decidere cosa mettere sopra. Io per ora il video è finito, vi farò vedere, alla fine vi metto tutto già completo, questo è il nostro ciondolo. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Se vi iscrivete al mio canale, tutte le volte che inserirò un video vi darà la notifica. E ciao, al prossimo video!